Automiglior Gas, dal 1961 professionalità e serietà nel settore della vendita al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP. Automiglior Gas è in via Pietro Tuzzi a Perugia, con servizio carburanti e lubrificanti per autotrazione tradizionali, AdBlue, GPL e metano gassoso CNG, autolavaggio con operatore e self. Automiglior Gas offre un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con personale addetto e postazione defibrillatore semiautomatico esterno con operatori abilitati. Bar, tabacchi, tavola calda 24 ore su 24. Vieni a provare i nuovi carburanti IP Optimo Benzina e Optimo Diesel, progettati per ridurre i consumi, l'impatto ambientale e aumentare le prestazioni dei motori. Se hai cura della tua auto, scegli Automiglior Gas. Amici di Sport Perugia TV, eccoci trovati nel nostro ambiente consueto, insomma, dopo una lunga carrellata di puntate attraverso la piattaforma Skype, ci riappropriamo insomma di questo che è il nostro studio. Oggi torneremo a farvi compagnia raccontandovi le vicende del Perugia Calcio, un Perugia che si appresta quindi alla ripartenza dopo i tamponi della squadra, insomma. Sappiamo già che il calcio professionistico ripartirà, sia Serie A che Serie B, si prospetta una giornata di ripartenza il 20 giugno. Oggi torna a farci compagnia il direttore di sportperugia.it, Andrea Sonaglia. Ciao Andrea. Ciao Nicolò, ben trovato e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Colgo l'occasione per ringraziare te e anche i colleghi Tedeschini, Fiorucci, che sicuramente anche gli amici, gli opinionisti, Arcangeli e Laurenzi che ti hanno accompagnato in questo periodo di lockdown, dove siamo comunque riusciti a fornire un servizio di informazione nei limiti delle nostre possibilità. È chiaro che era un'informazione molto legata a, diciamo, a discorsi non riferiti al campo, però sostanzialmente credo che abbiamo fatto un buon servizio, quindi grazie a te per l'impegno e con piacere ti ritrovo nel nostro studio per tornare, insomma, a parlare di Perugia come sapevamo fare prima del coronavirus. Certo, anche insomma momenti di spazio anche ai ricordi, no? È stato il tempo, no, per parlare anche con degli ex Grifoni, Benassi, certo, Moscati e tanti altri che abbiamo avuto, che insomma ringraziamo Bondi, tutti. Milanese. Bondi, Milanese, certo, tutti questi grandi personaggi della storia del Perugia Calcio. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che possiamo dire finalmente si riprende a parlare un po' di calcio giocato, comunque abbozzare insomma un discorso su calcio giocato dopo dei mesi chiaramente difficili per la nostra nazione, ma per noi che parliamo di sport, in modo particolare di calcio, ci fa piacere, possiamo dirlo? Assolutamente sì, è un piacere poter tornare a prospettare diciamo il calcio giocato. Sappiamo insomma che la FIGC non è una notizia che diamo noi, ma ormai è abbastanza conosciuta che, diciamo, intorno al 20, no? Il 20 di giugno riprenderanno sia il campionato di Serie A, addirittura il 19 con i recuperi di alcune giornate che non si erano disputate prima dell'avvento del coronavirus, e il 20 dovrebbe ripartire il campionato di Serie B. Diciamo, il calendario potrebbe essere ufficializzato anche in queste ore, noi stiamo registrando, ancora non sappiamo qual è effettivamente il calendario, dove per calendario intendiamo le date precise di quando verranno ridisputate le giornate. Sappiamo che si ripartirà con la prosecuzione di quelle che sono state le giornate non disputate, quindi è una grande soddisfazione per noi sportivi poter tornare a parlare di calcio e quindi riavvicinarci a quello strumento, a quelle opinioni che era appunto quella di parlare delle partite, delle probabili formazioni, dello stato di forma delle squadre, magari anche qualche polemica o soddisfazione. Sarà un'estate di lavoro, non si va in vacanza. Sarà un'estate di lavoro, non si andrà in vacanza, ma lo faremo con grande piacere, perché comunque crediamo insomma che a chi piace parlare di calcio, diciamo, non c'è mai vacanza. Noi anche negli anni scorsi parlavamo durante l'estate di calcio mercato, non ci siamo mai fermati, quindi una bella occasione, nella speranza insomma, ecco, di poter raccontare
Poi dopo ti lascio la parola a te, un Perugia diverso da quello che abbiamo raccontato all'inizio 2020. Questo è un auspicio che insomma ci facciamo un po' tutti. Partenza del calcio, ripartenza del calcio, siamo molto contenti di questo. Ci sono però ancora alcune grane da risolvere. La prima che vorrei trattare con te riguarda insomma la questione dei prestiti e dei contratti scadenza il 30 giugno. Ancora, quando stiamo registrando, non si è trovato un accordo univoco per tutti i campionati e sarà un qualcosa che va risolto a breve termine. Io mi auguro che prima dell'inizio dei campionati, quindi prima del 20 giugno, riescano a trovare una soluzione, quindi sia la FIGC che le varie leghe di competenza, l'Associazione Italiana Calciatori. Credo che sarà necessaria una proroga di questi contratti o comunque di questi accordi almeno fino alla fine del campionato. Cioè, credo che, spero che insomma, si possa ragionare in questo senso. Perché immaginati tu essere un giocatore che scade il 30 giugno e magari che so, la società si trova Sì, costretta a dover, che so, Perugia poi a 9 avrebbe qualche problema. giocatori in questa situazione perché abbiamo i portieri Vicario, Albertoni, abbiamo Benzar, abbiamo Carraro, Nicolussi, Iemmello, Falcinelli, Capone, insomma. Cioè, capisci che se il Perugia al 1° di luglio dovesse restituire. Rispedire al mittente questi giocatori si troverebbe a fare praticamente 2/3 di campionato, cioè della parte Ma restante del campionato. cioè, Quindi, non è pensabile. la speranza e la cosa più logica sia una proroga della scadenza di questi termini fino alla fine del campionato, nel senso fino al termine della stagione, che con tutta probabilità avverrà i primi giorni di agosto. E dopodiché immagino che ci sarà quella fase in cui quel mesetto dove 20 giorni dove le società attraverso Sì. i procuratori attraverso i dirigenti si attiveranno per il calciomercato e quindi ritornerà tutto in Nel discussione. calciomercato più ristretto, Ma è anche più sicuramente. auspicabile. Cioè, Assolutamente. il coronavirus nel male ci ha messo in condizioni forse per la prima volta nella storia recente del calcio di stare praticamente 3 mesi senza calcio e nessun tipo di livello. Però ci pone anche di fronte all'occasione di poter anche rivedere alcune regole, cioè fare 2 mesi di calciomercato, credo che sia una cosa estenuante. Io capisco che ci sono i procuratori, capisco che dietro c'è un indotto, no, che è Poi diverso. però le operazioni si fanno tutte Ecco, l'ultimo quindi io giorno. credo che se il campionato, ammesso che dovesse finire i primi giorni di agosto e riprendere il successivo a metà settembre, adesso questa potrebbe essere Ipotesi. Sì, una soluzione, dando sì. anche ai giocatori quelle che sono le possibilità di farsi un paio di settimane di ferie. Io credo che da metà agosto a metà settembre un mese sia assolutamente giusto e anche necessario per poter fare questa operazione. Quindi in questo il coronavirus ci ha aiutato, come ha aiutato, e adesso entriamo nel nostro tema, il Perugia quantomeno ad uscire da una sequenza di sconfitte, da un periodo davvero negativo che si era interrotto con la partita con la Salernitana proprio prima del Sì. blocco totale. E che gli può permettere, insomma, di fare un altro campionato, un mini campionato da 10 partite dove sostanzialmente, poi dopo ne parlerai anche tu se vuoi, ci si può giocare tanto. Ci si può giocare tantissimo, l'incognita probabilmente, cioè sicuramente quella della condizione atletica e fisica con la quale si ripresentano le squadre, e a questo punto, cioè, noi sappiamo che la Serie B già è un'incognita normalmente, insomma, squadre di bassa classifica che vanno a espugnare campi difficili, insomma, situazioni impronosticabili. Questa situazione che succede? Questa situazione io credo che salvo proprio stravolgimenti pazzeschi, credo che per il primo posto, insomma, penso che Benevento non avrà difficoltà Ci a, vorrebbe un suicidio di sì, dimensioni, beh, diciamo storico. Per il resto è tutto in discussione, è chiaro che quelle squadre che hanno una rosa fatta di giocatori di un certo livello, penso all'Empoli, penso allo stesso Frosinone, penso anche al Crotone, cioè quelle squadre lì che hanno credo panchine all'altezza. che hanno panchina all'altezza, credo che avranno qualche difficoltà, sì, ma riusciranno a tirare fuori poi alla fine il cosiddetto coniglio dal cilindro. Perugia ha la grande possibilità proprio di mettere, già il coronavirus ha messo fine ad un periodo negativo. Perugia in queste 10 partite può fare tanto. Innanzitutto credo che il primo aspetto, poi Danilo all'interno del nostro giornale, Danilo Tereschini, che salutiamo, ha diciamo, messo insieme una serie di ipotesi, no? Ipotesi legate
alle possibilità, agli obiettivi che il Perugia può centrare in questo finale di campionato. Ce ne sono tanti, chiaramente quello migliore sarebbe la possibilità che il Perugia potesse addirittura agganciare un treno playoff, però io credo che onestamente, visto anche come è andato il campionato, diciamo nella prima parte, il primo obiettivo deve essere quello di guadagnarsi più realistico, possiamo dire. Forse diciamo che in questo momento non tanto più realistico, quello più a portata, cioè, okay, a portata nel senso di dire abbiamo la possibilità di salvarci, salviamoci, poi dopo tutto quello che viene in più è di guadagnato, cioè questa in teoria dovrebbe essere, visto anche il rapporto tra investimenti che vengono fatti, dovrebbe essere, cioè il rapporto tra quello che viene investito e i risultati che si ottengono negli anni dovrebbe essere un po' anche la filosofia generale. Poi invece sappiamo che abbiamo sentito riparlare di Serie A anche in queste ultime settimane, che da una parte ci fa piacere perché comunque vuol dire che c'è una società che ha sempre quella voglia, quell'ambizione. Dall'altro però ormai siamo talmente, come possiamo dire, scafati, questo può essere il termine giusto, rispetto a quello che poi vediamo tra le promesse, quello che vediamo sul campo, che sai, ci sembra a volte un po' azzardato. Però credo e spero che il Perugia riesca prima di tutto a non compromettere ulteriormente quello che aveva iniziato a compromettere da gennaio in avanti. Quindi tranquilla salvezza, sarà un anno di transizione, però insomma, mantenere la Serie B fattibile. Danilo dice 11 punti. Assolutamente ecco. Fattibile. Diciamo che qui siamo, non dico a livello del Benevento, ma il Perugia una retrocessione diretta addirittura vuol dire... No, diretta non la vedo proprio neanche... Vorrebbe dire play out, ci può stare, però insomma credo che ci siano tutte le condizioni per poter ripartire. Lo penso anche io. Senti, facciamo così, andiamo un attimo in pausa, qualche consiglio per gli acquisti e poi torniamo subito qua, non ci lasciate perché continuiamo a parlare di Perugia. Assist informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia. Assist informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione. Eccoci tornati qua nel nostro studio. Allora Andrea, prima parlavamo del futuro dei Grifoni che sono in prestito, scadenze al 30 giugno, un'altra scadenza riguarda però l'allenatore, perché Serse Cosmi è arrivato il 5 gennaio, insomma sappiamo avere un contratto anche lui fino al 30 giugno 2020. Sono arrivate alcune parole che rimangono, insomma, lasciano scenari aperti in tutti i sensi da parte dei maggiori dirigenti del Perugia Calcio, e io ti chiedo un parere su questo. Come vedi la situazione di Serse Cosmi? Perché il Perugia negli ultimi anni, lo sappiamo, o per esoneri o per volontà degli stessi tecnici, ha sempre cambiato, se non addirittura durante la stagione. Beh, innanzitutto ti rispondo con una battuta, che almeno Cosmi ha ottenuto la proroga anche lui rispetto alla scadenza del 30 giugno. Sicuramente possiamo, glielo auguriamo, a meno che in 9 giorni non riesca nell'incredibile impresa di farsi esonerare, ha sicuramente la possibilità di andare oltre il 30 giugno. Battute a parte, Serse è un uomo molto spiritoso, sicuramente saprà accogliere col giusto spirito queste mie parole. La sensazione è che rispetto diciamo ai primi approcci di Cosmi a Perugia, con i risultati, 5 sconfitte consecutive, tutto quello che è stato, diciamo che sono salite un po' le sue quotazioni. Diciamo, non so quanto siano elevate a tal punto da poterlo trattenere, ma è chiaro che quello che farà da qui alla fine del campionato, diciamo della regular season, determinerà molto, no, anche quello che può essere il suo futuro. Cioè, forse rispetto a 2 mesi e mezzo fa sicuramente c'ha qualche chance in più da giocarsi. Sinceramente auguro a Serse di poter rimanere sulla panchina del Perugia, perché significherebbe dare continuità. Credo però che Serse debba, in un certo senso, anche agli occhi magari dei tifosi e di tutta quella gente che in questo momento ha più stima nel Perugia in virtù della sua presenza,
essere anche garante, dico, non dico di investimenti, ma anche di una certa continuità tecnica, perché è vero che tu puoi tenere l'allenatore, però è chiaro che se l'allenatore diciamo deve ripartire da una squadra completamente nuova, significa anche lì avere un'incognita. Quindi purtroppo c'è, penso che questo sarà il destino anche per il prossimo, questo sarà indipendentemente il destino, quindi, diciamo, sinceramente, penso che Serse, per quello che ha fatto nella sua carriera, per quello che rappresenta per lui Perugia, per quello che ha fatto a Perugia, non credo che meriti, diciamo, di ripartire con una stagione in incognita o con tante incognite. Credo che se si punta o si punterà su Cosmi, bisognerà anche allestire una squadra, diciamo, all'altezza, non voglio dire della Serie A, ma comunque anche in termini di esperienza, di un allenatore che ha determinate caratteristiche. Cioè, mi auguro che Goretti in questo periodo, siccome dichiara di essere sempre molto attento, di fare grande, appunto, attenzione, i compiti a casa, che abbia fatto magari qualche buon compito a casa, che abbia fatto anche qualche lezione a distanza, ma soprattutto, visto che è una terminologia abbastanza comune in questo periodo, ma soprattutto che capisca se è il caso o no. Cioè, se tieni Serse in Serie B, non è che a Serse puoi dare una squadra, diciamo, fatta di prestiti, di giocatori. Cioè, devi comunque allestire quello che noi abbiamo sempre auspicato, cioè una rosa composta sì da giovani, ma dove ci sono 3, 4, 5 elementi di un certo livello che possono... Ormai sono annoiati i nostri spettatori. Ormai sono annoiati, noi diciamo, però cosa, dopo 2 mesi e mezzo torniamo a dire questa cosa, va bene, magari va bene, rinfreschiamo un pochino la mente. Sinceramente non lo so, è chiaro che vedendo quello che hanno vissuto i precedenti allenatori, Oddo ha parlato in questo periodo, no? Cioè, lasciano sempre trasparire una sorta di sofferenza nei rapporti con la società e con la dirigenza. Quindi non so cosa augurare a Serse. La cosa che posso augurare a Serse è di andare assolutamente in controtendenza rispetto ai suoi colleghi, ovvero di riuscire con i risultati, con il suo lavoro e con il suo carisma, a invertire questa logica per cui vuole che l'allenatore a Perugia è, tra virgolette, un mero dipendente che dipende, appunto, sostanzialmente sia dal presidente che dal direttore sportivo, e ha pochissima voce in capitolo, ma non perché l'allenatore deve comandare, ma comunque, cioè, l'allenatore è quello che allena i giocatori, che scelgono. È lui che va in campo alla fine insieme ai ragazzi. Però diciamo che di aumentare un po' quella che è la voce in capitolo che può avere l'allenatore al Perugia, anche se c'è, tra le varie, adesso mi è venuta in mente, frasi che ha detto Goretti, dice, su Cosmi sarà il presidente a dover scegliere, cioè siamo sempre lì, insomma, cioè il presidente sceglie l'allenatore, Goretti sceglie i giocatori, l'allenatore, cioè, sembra sempre che sono tre partiti, ognuno diciamo con diversi compiti, che poi alla fine non si incontrano mai anche nelle logiche. Diciamo che se vogliamo auspicare, per come la crediamo noi, cioè un ruolo dell'allenatore più centrale, di maggior stima, Serse, per quello che rappresenta per la città, per il suo curriculum, per la sua professionalità, può essere quello che può in un certo senso smarcare questo clima che si è creato a Perugia. Se no, se dovesse andare via Serse, aspettiamoci il nuovo allenatore, magari ne è un altro campione del mondo, magari grosso, adesso tanto, diciamo una. Io ti lascio sempre questa simpatica, diciamo, come la voglio dire, questa simpatica sfida ai dirigenti, che se tanto, allora, auguro a Serse di poter rimanere, ma se non dovesse essere Cosmi a restare sulla panchina del Perugia, quantomeno si faccia un passo indietro, si richiami Andrea Camplone, che è l'unico che in questi anni è riuscito veramente a coniugare il campo con le volontà della società. Quindi magari anche Goretti faccia un passo indietro e si trovi la possibilità di riprendere Camplone. Cosmi la priorità, ma se non dovesse essere Cosmi, quantomeno si torni sull'usato sicuro. Senti, invece, altre due questioni velocemente che volevo trattare riguarda un po' questione infortuni, perché già sappiamo che ci sono alcuni giocatori un po' fragili nel Perugia che hanno dimostrato una certa predisposizione soprattutto a infortuni muscolari. Rajkovic già fermo ai box per precauzione, Angella e Jomber hanno recuperato dai rispettivi infortuni, Jomber lesione al crociato, Angella ha avuto una ricaduta, la terza se non erro, durante la stagione, durante la partita in casa con l'Empoli. Ti chiedo anche che preparazione si può pensare
carichi importanti, molto leggeri, equilibrata e soprattutto considerando, altra questione, quelli che possono essere gli orari delle partite, perché si preannuncia già alcune gare alle 17:15, se non erro, e luglio-agosto alle 17 sono sopra i 30 gradi, sicuramente. Allora, non conosco adesso la situazione, lo stato di salute fisica dei giocatori del Perugia, ma immagino che nel periodo in cui non si è giocato, credo e spero che la parte atletica l'abbiano curata, quindi in questo momento diciamo che possiamo trovare degli atleti un po' quasi tutti allo stesso livello, perché avranno seguito sicuramente i compiti a casa, le lezioni a distanza, i video, le cose del genere. Qui secondo me è una questione di tenuta da un punto di vista fisico della partita, quindi, e di ritrovare quei giocatori che abbiano un po' quello sprint anche da un punto di vista di qualità nella giocata. Mi viene da pensare che sicuramente quelli un po' più strutturati fisicamente faranno un po' più fatica all'inizio. Poi anche uno è Rajkovic, allora. Uno è Rajkovic, e quindi per la difesa sicuramente bisognerà sperare che di tre almeno a giro possano essere sempre disponibili, anche visto la breve distanza ci sarà tra una parte e l'altra. Sicuramente i giocatori più brevi linee ci daranno una mano, buon aiuto. Voglio pensare anche a Fernandez, a questi giocatori qui che... Fernandez pare sia, non lo so, si è dato per perso, comunque sia ritornato nella sua patria, quindi non si sa se è tornato, quindi non Fernandez so. non lo menzioniamo. No, io teniamo sempre in considerazione, però vabbè, cioè, io pensavo a quel tipo di giocatore, sì, cioè, la tipologia di quel tipo, cioè quel giocatore brevilineo che all'inizio non sembrava dover fare chissà che cosa, e quindi buon aiuto. Lo stesso Juan, giocatore Capone anche a centrocampo, insomma, giocatori che possono dare una mano. Carraro per esempio potrebbe all'inizio fare un pochino più fatica, Nicolussi Caviglia magari essendo anche più diciamo esile da un punto di vista fisico, trovare sin da subito la possibilità di dare una mano. Io la vedo così, cioè nel senso, penso che da un punto di vista atletico non troviamo giocatori che gli mancherà il fiato, tanto per dire, una situazione del genere. Troveremo giocatori che probabilmente gli mancherà il ritmo partita, cioè giocatori che avranno necessità di ritrovare le distanze. Quindi aspettiamoci anche magari nelle prime partite qualche sorpresa, no? Il cosiddetto calcio d'estate, anche se la Bundesliga, che è ripresa, che è stato il primo campionato europeo a riprendere, sinceramente grossissime sorprese non ci sono state. Quindi, però sai, la Serie B, l'hai detto tu prima, è un campionato molto strano, lo era anche in situazioni normali, figuriamoci adesso. In chiusura ricordiamo che il 20 giugno sarà Ascoli-Perugia, quindi in casa dei marchigiani, con l'Ascoli che ha cambiato ancora per la seconda volta in stagione l'allenatore, il cui nome è Abascar, correggetemi se sbaglio, insomma, ha cambiato ancora, ha mandato via Stellone, che anche qua un'altra incognita. È un altro ambiente abbastanza caldo, insomma, lì Stellone è stata una cosa abbastanza surreale, legata anche alla questione del coronavirus, sembrava che il suo contratto non potesse essere... diciamo nei parametri di una società in un contesto di emergenza sanitaria. L'Ascoli comunque è una squadra tosta, è un ambiente che va sempre tenuto in considerazione. Forse adesso uso sta frase che poi lascia il tempo che trova, non è forse la miglior partita per riprendere, no? Però insomma, Perugia degli ultimi tempi, quello di almeno della stagione 2019-2020, ha dimostrato che anche quelle partite in cui si ipotizzava poter essere, insomma, utili per riprendere un cammino, dare continuità a quanto di buono si era fatto prima, non lo sono state. Quindi. Sì, l'anno scorso arrivava ad Ascoli a fine gennaio, insomma, una situazione difficile, da sconfitta in casa col Brescia, il Perugia di Nesta ha sorpreso tutti con un 3-0 che sfido chiunque a pronosticare dei risultati. No, però ti ripeto, ripartire da Ascoli non è il massimo. Però, insomma, stando a quello che ci dice Tedeschini, dobbiamo fare 11 punti per salvarci tranquillamente. Quindi io penso che questo nelle corde del Perugia c'è. Auguro al Perugia di poter fare meglio, soprattutto perché poter fare meglio potrebbe dare, credo e spero, quella continuità tecnica che forse il Perugia ha bisogno. Va bene, per oggi direi che abbiamo già dato una panoramica abbastanza importante. Siamo tornati a una semi-normalità anche noi. Assolutamente, piano piano riprenderemo anche noi, magari più avanti, chissà, riproporremo uno studio un pochino più numeroso. Andrea, ti ringrazio. Grazie a te, Nico. Grazie della tua presenza. Noi vi ricordiamo, oltre che insomma seguirci attraverso tutti gli iscritti su sportperugia.it, questa puntata la potrete trovare sui canali Facebook, YouTube di Sport Perugia.
Vi passo il direttore per appuntamenti canale televisivi 15 del Digitale Terrestre, Umbria Più TV, alle 22.45 del mercoledì, quindi una seconda serata, come un po' tradizione per parlare di sport. Se ci dovessero essere ulteriori repliche, ve ne diamo comunque comunicazione attraverso il nostro giornale online, attraverso i nostri canali social. Questa è un po' la nostra proposta di rimessa in onda, quindi ringraziamo chiaramente Umbria Più TV, il direttore, chiaramente i colleghi Lucio Brunetti e Claudio Mariani, anche l'editore Vissani, che ci seguono e ci stimano, quindi a noi questo ci fa molto piacere. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Auto Miglior Gas, dal 1961 professionalità e serietà nel settore della vendita al dettaglio di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione a marchio IP. Auto Miglior Gas è in via Nil dei Jotti a Ellera di Corciano, con servizio carburanti e lubrificanti per autotrazioni tradizionali AdBlue, GPL e metano gassoso CNG. Auto Miglior Gas offre un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con personale addetto e postazione defibrillatore semiautomatico esterno con operatori abilitati. Vieni a provare i nuovi carburanti IP Optimo Benzina e Optimo Diesel, progettati per ridurre i consumi, l'impatto ambientale e aumentare le prestazioni dei motori. Se hai cura della tua auto, scegli Auto Miglior Gas.